Teddy! Teddy! Lo studio Horror Khan Committee ha presentato in collaborazione con il publisher Jaur un progetto che potrebbe fare la felicità delle tante anime affamate di racconti del brivido. Sviluppato in Unreal Engine 5, Paranormal Tales vuole offrire un'esperienza interattiva inquietante e dall'alto grado di realismo, basata sull'idea di replicare la visuale di una bodycam per spaventare coloro che la vivranno. Prima di proseguire, vi suggeriamo di iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di Evreye.it. Gli addetti ai lavori puntano a incutere un po' di sano e autentico terrore, e infatti affermano che non tutti i giocatori arriveranno probabilmente alla fine dell'avventura. Entrando più nello specifico, comunque, il concept dell'intera proposta è quello del found footage, l'escamotage narrativo dei filmati ritrovati consacrato dal cult cinematografico del Blair Witch Project. Rievocando le più oscure tinte della pellicola del 1999, Paranormal Tales punta a costruire un'esperienza in cui dovremo indagare in luoghi misteriosi e infestati da inquietanti presenze, ripercorrendo la strada fatta da documentaristi amatoriali di cui si è inspiegabilmente persa ogni traccia. E, giusto per capirci, il bosco scuro e la casa abbandonata che vediamo nel trailer non sono che un piccolo assaggio di tutto quello che lo studio di sviluppo ha in serbo. Con un'attenzione certosina per la modellazione degli ambienti, merito anche delle straordinarie capacità di Unreal Engine 5, gli scenari di Paranormal Tales saranno ricostruiti sulla base di scansioni 3D di luoghi reali, cosa che attesta una volontà creativa ben precisa, quella di sfiorare il fotorealismo. La presentazione visiva dettagliata, accompagnata da un comparto sonoro che vuole instillare il seme della tensione nei giocatori, sono infatti gli elementi fondativi di questo singolare e ambizioso progetto, che non potrà prescindere da una puntuale realizzazione tecnica. Ad ora viene tuttavia difficile fare delle considerazioni più approfondite per quanto riguarda l'assetto ludico della proposta. Gli sviluppatori promettono tonnellate di jumpscare, e un accento particolare sulla dimensione esplorativa e sull'interazione con l'ambiente, facendoci dunque ipotizzare una produzione a metà fra il survival e l'horror psicologico, con più di un rimando alle atmosfere destabilizzanti di Silent Hill. Se pensiamo al fatto che reportage di tragedie ed eventi pericolosi che accadono nel mondo sono di norma filmati con questo genere di telecamere, proprio per via della difficoltà a riprenderli con apparecchiature più sofisticate, appare chiaro come l'idea di Horror Cam possa garantire, almeno in potenza, un'esperienza a suo modo peculiare. Quando riconosciamo quel tipo di inquadratura dal sapore amatoriale, siamo infatti istintivamente portati ad attribuire un valore di realismo maggiore a quello che vediamo. È un'abitudine culturale per cui percepiamo tutto come più concreto. E se a questo punto nell'obiettivo compare una strana creatura o una presenza occulta, ecco che anche un semplice jumpscare si può trasformare in un exploit di puro terrore. Questo tipo di impostazione visiva ha però anche un altro grande vantaggio, ossia quello di aumentare la distanza in termini di percezione, modificando il rapporto stesso che c'è tra videogiocatore e personaggio. Se da un lato la prima persona favorisce l'immedesimazione, dall'altro è pur vero che consegna all'utente anche una certa padronanza del proprio alter ego, mettendolo così al centro di un contesto nel quale possa esprimersi interagendo con le possibilità offerte dal mondo di gioco. Ma la visuale da bodycam aumenta il distacco di quel tanto che basta per alterare il senso di presenza, restituendo amaramente la sensazione di essere inermi spettatori che non possono far altro se non riprendere lo sconcerto che si consuma davanti ai propri occhi. E nella speranza, semmai, che qualcuno possa avvertirne la disperata richiesta d'aiuto. Anche se non rivoluzionaria, l'idea alla base di Paranormal Tales promette di far vivere esperienze uniche, capaci di terrorizzare anche i più irriducibili frequentatori del genere. Per il momento, vista la mancanza di una finestra di lancio, dovremo starcene tranquilli e rimandare le investigazioni sull'occulto al prossimo aggiornamento. Ma prima di salutarvi, vi lasciamo la parola. Che cosa ne pensate di questo particolare titolo horror in sviluppo? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.